Allora, buongiorno a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento con IFEL per quanto riguarda gli appalti e le concessioni. Oggi ci occupiamo prima di tutto, mi presento, io mi chiamo Gian Piero Fortunato, sono un vostro collega perché sono un funzionario del Comune di Salerno in part-time e sono poi supporto a RUP per varie amministrazioni in tema proprio di appalti e anche in particolare di concessioni, project finance e in generale i contratti di partenariato pubblico-privato. Oggi ci occupiamo delle concessioni. Devo dire che diciamo che il corso l'ho tentato di dividerlo in due, nel senso che oggi ci sarà la prima parte sulle concessioni, la seconda parte sarà la prossima settimana, anche se ci occuperemo un po' più da vicino del project finance. Diciamo che oggi sulle concessioni ci occuperemo soprattutto della parte che riguarda il procedimento di affidamento delle concessioni, mentre la volta prossima ci occuperemo del procedimento di affidamento semplificato, cioè la finanza di progetto, e in particolare anche del contratto di concessione, quindi tutti gli elementi che identificano un contratto di concessione, quindi tutto ciò che in qualche modo è riferibile al cosiddetto rischio operativo. Quindi oggi ci occupiamo fondamentalmente del procedimento di affidamento di un contratto di concessione e in generale delle concessioni amministrative. Allora, partiamo subito. Ovviamente, per quanto riguarda le domande, io credo che noi andremo avanti per un'ora e mezza. Diciamo che la prima oretta parlerò quasi sempre io e l'ultima mezz'oretta, 20 minuti, cerchiamo anche di concentrarci sulle domande che mi auguro ci siano, in modo tale da dare la possibilità a me di prendere fiato ogni tanto e poi insomma, anche di parlare di argomenti di interesse generale. Allora, per quanto riguarda le concessioni e il procedimento di affidamento, per poter parlare, per poter iniziare, diciamo, a parlare di concessioni, è normale iniziare a parlare di questa definizione grande del partenariato pubblico-privato. Perché la definisco grande definizione? Perché è una definizione che contiene al suo interno, diciamo, è una famiglia che contiene al suo interno dei parenti. Devo dire che il nuovo codice rispetto al vecchio fa un passo in avanti perché in qualche modo semplifica e dà una, diciamo, individuazione diversa al partenariato pubblico-privato, alle concessioni, uscendo da quell'equivoco del vecchio codice, che in qualche modo li faceva quasi rientrare all'interno della stessa categoria, ma poi li divideva in due famiglie diverse. Tutto questo col nuovo codice non avviene. E, il partenariato pubblico-privato fondamentalmente non è un procedimento amministrativo, ma è un contratto tipico che è finalizzato poi a, diciamo, a un'operazione economica, che sottintende un'operazione economica. Secondo questo codice, il partenariato pubblico-privato è un contratto che ha al suo interno, diciamo, due finalità. Quello di creare delle istituzioni per realizzare e gestire servizi pubblici e quello delle classiche figure contrattuali. Quindi avremo un partenariato pubblico-privato istituzionale e un partenariato pubblico-privato contrattuale. Il partenariato pubblico-privato istituzionale, come dicevo, riguarda la creazione di società miste. Società miste che sono anch'esse presenti nel nostro ordinamento per gestire o realizzare e gestire servizi pubblici o realizzare e gestire opere pubbliche. Ovviamente nel nostro codice di contratti pubblici il partenariato istituzionale ha una piccola, diciamo, cioè, ha qualche piccolo riferimento perché poi la normativa che la disciplina, diciamo, nei suoi aspetti migliori è la cosiddetta legge Madia, cioè il decreto legislativo 175 del 2016 e per certi versi anche l'ultimo del 2022, il 221. Quindi tutto ciò che riguarda partenariato pubblico-privato istituzionale facciamo riferimento semplicemente per ciò che riguarda, diciamo, alcuni aspetti marginali al codice degli appalti, ma per il resto facciamo riferimento a queste due normative, cioè il 175 del 2016, quella diciamo più grande, e come secondo step quella del 221 sempre del 2022.
Invece, quello che ci riguarda più da vicino è l'altra faccia del partenariato pubblico-privato, quello contrattuale, al cui suo interno ci sono tutti i contratti previsti dal nostro codice, e cioè i contratti di concessione in primis, che è, diciamo, la famiglia più numerosa, e poi quelli di locazione finanziaria, dei contratti di disponibilità e, attenzione, tutti i contratti, anche non rientranti in questa tipicità proprio del codice dei contratti, ma che abbiano gli elementi tali per poter trasferire il rischio operativo sul concessionario. Quindi tutte queste cose saranno oggetto di approfondimento la volta prossima, cioè martedì prossimo, quando ci occuperemo proprio dei contratti di concessione e ciò che devono contenere i contratti di concessione. Quindi, tutte le volte che facciamo riferimento al partenariato pubblico-privato di natura contrattualistica, dobbiamo avere sott'occhio e sotto mano il nostro codice dei contratti pubblici, cioè il decreto legislativo 36, del 2023. Partiamo da una notizia che sicuramente ci farà piacere a tutti quanti noi, e cioè questa degli incentivi tecnici per i contratti di concessione. La dico all'inizio, in modo tale che ci mettiamo tutti quanti di buon umore. Perché il vecchio codice, se vi ricordate, il 50 del 2016, o meglio, non il 5, non era il codice, ma furono alcune indicazioni della Corte dei Conti, poi riprese anche dall'ANAC, Corte dei Conti maggioritaria, devo dire, perché c'è anche delle sentenze minoritarie. Ma diciamo Corte dei Conti maggioritari, mi ricordo in particolare una Corte dei Conti Lombardia, ma più di una Corte dei Conti Lombardia. E partendo da un ragionamento su quell'articolo 113 in cui si parlava per quanto riguarda gli incentivi semplicemente di appalti e di procedure di appalto, faceva discendere che il nostro legislatore del 2016 non aveva previsto, ovviamente, per il pagamento di incentivi o la predisposizione di incentivi anche per i contratti di concessione, in generale per tutti i contratti di partenariato pubblico-privato. Come dicevo, c'erano anche delle sentenze però minoritarie, se non ricordo male erano della Corte dei Conti del Veneto, che invece sostenevano una posizione diversa partendo da un altro presupposto, cioè partendo dal presupposto che i contratti di concessione o i contratti di partenariato pubblico-privato anch'essi erano dei contratti di appalto, ma il cui corrispettivo non era, il cui, diciamo, corrispettivo non era una somma di denaro, ma era un diritto a gestire un'opera. E quindi per tali ragioni rientravano anche all'interno degli incentivi tecnici. Devo dire che queste posizioni sono state veramente minoritarie, cioè le Corte dei Conti, diciamo, che si sono espresse, tra cui poi alla fine anche l'ANAC, che ha fatto un preciso quesito al Parlamento e gli ha chiesto di legiferare in materia, proprio perché su questo punto c'erano delle contraddizioni. Beh, questo ha creato ovviamente ha creato un blocco, nel senso che tutti gli enti hanno iniziato a non liquidare più, a non prevedere più in bilancio gli incentivi e qualora li avessero previsti, a non liquidarli al proprio personale. Questo di fatto, secondo me, indirettamente bloccava completamente i contratti di partenariato pubblico-privato, perché sono contratti molto più complessi rispetto ai contratti di appalto, ma che se non molto più complessi, molto più articolati, anche molto più spinosi per certi versi, sia negli aspetti procedurali, ma anche negli aspetti contrattualistici veri e propri. Quindi le responsabilità, soprattutto di natura erariale, sono proprio dietro l'angolo. E contratti del genere, che non prevedevano neanche un minimo di ristoro per il responsabile del procedimento, per, diciamo, tutti coloro che avevano in qualche modo partecipato al procedimento, era davvero disincentivante. Quindi il blocco in parte c'è stato. Probabilmente il legislatore di questa cosa del nuovo codice si è fatto carico, perché le proteste sono arrivate da ANCI, sono arrivate da IFEL, insomma, anche gli addetti ai lavori in qualche modo si sono fatti sentire. Il nuovo codice con l'articolo 45,1 sembra che questa cosa l'abbia in qualche modo superata. Perché non parla più di procedure di appalto, ma parla di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture. Quindi diciamo, gli incentivi tecnici sono dovuti per tutte le procedure di affidamento e non per le procedure di appalto. Inoltre,
distingue le stazioni appaltanti dagli enti concedenti e quindi le procedure possono riguardare sia le stazioni appaltanti che gli enti concedenti. Il legislatore per ente concedente, e faccio riferimento all'allegato 1.1, articolo 1,1, lettera B, dispone che si intende per ente concedente qualsiasi amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero altro soggetto pubblico o privato che affida contratti di concessione di lavori o di servizi e che comunque è tenuto nella scelta del contraente al rispetto del codice. Quindi, diciamo, sono fondamentalmente amministrazioni che pongono in essere contratti di concessione. Di conseguenza, se l'articolo 45, che adesso è l'articolo che in qualche modo ha sostituito il vecchio 113, che si occupa di disciplinare gli aspetti che riguardano gli incentivi, adesso ne stabilisce anche diciamo, il pagamento a favore di dipendenti della pubblica amministrazione nei casi di procedimenti di affidamento di contratti di concessione, o meglio, di enti concedenti per procedure di affidamento, allora, voglio dire, la cosa è stata smarcata. Quindi, diciamo, questa esigenza che avevamo tutti quanti noi, la pubblica amministrazione in qualche modo è stata, diciamo, ripresa dal nostro legislatore e con l'articolo 45 si è andato incontro a questa esigenza. Dopo una buona notizia, che è quella rappresentata appunto dagli incentivi che sono dovuti a, diciamo, per quanto riguarda i contratti di concessione, i contratti di partenariato pubblico-privato, arriviamo a una notizia, insomma, non so se definirla meno bella o meno, insomma, fondamentalmente voi sapete meglio di me che su questa cosa della qualificazione delle stazioni appaltanti si è battuta la testa. Cioè questo codice che in qualche modo doveva servire, che è vero per tante cose, a semplificare taluni procedimenti e per certi versi lo è anche, per quanto riguarda poi la qualificazione delle stazioni appaltanti, invece ha, diciamo, preso una strada leggermente diversa, o meglio, non è tanto leggermente diversa, ha complicato di molto, anche se questa però era qualcosa che ci veniva dall'alto, e cioè dall'Unione Europea, quella di prevedere una riduzione delle stazioni appaltanti. Secondo me lo si poteva fare per legge tranquillamente, ma si è cercato in qualche modo di utilizzare un altro strumento per ridurre il numero delle stazioni appaltanti attraverso questo espediente della qualificazione. Sapete meglio di me, che abbiamo delle stazioni appaltanti che sono, diciamo, qualificate per diritto, alcune che sono qualificate con riserva e altre che non sono qualificate per diritto. Di quelle qualificate per diritto, ma soprattutto di quelle qualificate con riserva, devono avere determinati requisiti per poter porre in essere determinate procedure di appalto. Questi requisiti portano queste stazioni appaltanti ad essere indicate in talune, diciamo, livelli. Ora, per quanto riguarda i contratti di partenariato pubblico-privato, questo è il problema. Per poter porre in essere questi contratti di partenariato pubblico-privato, l'articolo 68,18 del codice richiede alle stazioni appaltanti di poter gestire contratti di partenariato pubblico-privato in possesso di livello di qualificazione intermedio avanzato, cioè deve essere non il livello 1, quello più basso, ma il livello 2 o il livello 3, cioè quelli più elevati, sia per i lavori, nel caso di concessione di lavori, sia per i servizi, nel caso di concessione di servizi. Riporto nella slide una parte che riguarda l'allegato 2.4, che va a dettagliare leggermente meglio rispetto quello che era previsto dal codice, stabilendo che per i lavori, ai fini dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione di partenariato pubblico-privato di qualsiasi importo, le stazioni appaltanti devono possedere almeno una qualificazione di livello L2 e garantire la presenza di almeno un soggetto con esperienza di 3 anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi. Per servizi e forniture più o meno la stessa cosa. Quindi, ai fini dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione di partenariato pubblico-privato di qualsiasi importo, questo riguarda ovviamente le concessioni di servizi, le stazioni appaltanti devono possedere almeno una qualificazione di livello SF2 e garantire la presenza di un soggetto con esperienza di 3 anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi. Quindi, non solamente diciamo, la qualificazione per quanto riguarda il livello, diciamo, intermedio o più avanzato, ma anche la presenza di un soggetto con esperienza di 3 anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi. Che cosa significa? Che dovrebbe esserci sicuramente se facesse parte proprio della struttura
il problema l'avremmo risolto in partenza. Cioè, se abbiamo questo soggetto che abbia esperienza nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi, quindi immagino un soggetto laureato in economia e commercio, quindi un commercialista, tecnicamente si chiama un analista economico-finanziario, che abbia esperienza nella gestione e nella predisposizione di piani economici e finanziari, nonché nella gestione dei rischi. La gestione dei rischi, questa la vedo buttata lì, sinceramente, cioè, anche perché i rischi non sono allocati all'interno del piano economico e finanziario, i rischi sono allocati all'interno del contratto di concessione e dal contratto di concessione viene poi estrapolata la matrice dei rischi che viene allegata allo stesso contratto di concessione. Quindi ho l'impressione che, e non è la prima volta, e forse non sarà neanche l'ultima, che coloro che hanno in qualche modo concorso ad elaborare gli allegati del codice non avevano, diciamo, non erano gli stessi che hanno poi elaborato il codice dei contratti pubblici. Di questo me ne sono accorto in più di un'occasione, non solamente per quanto riguarda i contratti di concessione, ma anche per ciò per quanto riguarda i contratti di appalto. Cioè, ci sono delle diversità enormi tra ciò che dice il codice e ciò che dicono poi gli allegati. Quindi mi auguro che nel corso dei prossimi mesi, quando di volta in volta gli allegati saranno sostituiti da regolamenti veri e propri, dopo questo problema verrà tenuto conto. Al momento, quello che noi possiamo fare è far parte di queste pubbliche amministrazioni, far parte di questo livello sicuramente intermedio per poter porre in essere i nostri contratti di concessione e garantire la presenza di questo soggetto. Garantire, se fosse all'interno della struttura sarebbe meglio sicuramente, ma se fosse garantito attraverso un contratto di collaborazione, a mio modesto parere potrebbe essere anche un contratto di supporto al RUP, non su questo, però ecco, vorrei tanto che ANAC su questa cosa ci dicesse qualcosina in più, perché il fatto di garantire la presenza di almeno un soggetto con esperienza di 3 anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi dovrebbe far capire anche la natura del rapporto di questo soggetto. Deve essere incardinato a livello della struttura, come sicuramente è. Ma se fosse anche esterno alla struttura, la tipologia di contratto andrebbe bene un contratto di collaborazione, quindi ai sensi del 165-2001, o andrebbe bene anche un contratto di incarico professionale, quindi ai sensi del codice dei contratti, quindi ad esempio un incarico di supporto a RUP. Ecco, questa cosa andrebbe in qualche modo chiarita, perché al momento, come vedete, non è chiaro. Passiamo a quello di cui dobbiamo parlare oggi, fondamentalmente. Noi abbiamo questi contratti di concessione, con diciamo, tutto l'ambaradan preciso di contorno, piano economico-finanziario, progetto e così via, e dobbiamo pensare di affidarlo a terzi. Come si fa ad affidarlo a terzi? Allora, abbiamo un procedimento particolarmente snello, che è quello della finanza di progetto, che però col nuovo codice può essere, diciamo, applicata solamente ad iniziativa privata, non c'è più l'iniziativa pubblica, è solo iniziativa privata. E di questo, vi ricordo, ce ne occupiamo la settimana prossima, quindi martedì prossimo ci occuperemo della finanza di progetto in particolare e ci occuperemo anche di tutto ciò che è contenuto all'interno dei contratti di concessione. Noi adesso ci occupiamo del procedimento amministrativo ad iniziativa pubblica, che non sia una finanza di progetto, ma che sia l'unico modo per poter affidare i nostri contratti di concessione. Diciamo che il nostro ordinamento parte con una novità, perché la programmazione triennale delle esigenze pubbliche idonee ad essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato è stato inserito all'interno del nostro codice. E detta così, dovrebbe essere addirittura un elaborato specifico che in qualche modo vada ad aggiungersi a quelli che già abbiamo in essere, cioè gli strumenti di programmazione per gli appalti, sia essi per i lavori pubblici, sia essi per i servizi e le forniture, dovremmo avere un terzo strumento di programmazione che riguardi proprio la programmazione delle esigenze pubbliche in tema di lavori pubblici e in tema di servizi, da poter essere in qualche modo soddisfatta attraverso diciamo, il capitale privato. Tutto questo, da quello che ho visto negli allegati che vengono, diciamo, prodotti dai nostri ministeri e poi noi dobbiamo eventualmente porli in essere successivamente, tutto questo ancora non c'è, ma io ho l'impressione che di
di qui a poco, forse verso questo, diciamo, questa strada sarà presa, cioè avremo sicuramente uno strumento di programmazione per gli appalti, sia esso di lavori pubblici, di servizi, di forniture, ma avremo anche un altro strumento di programmazione che ci verrà fornito dal Ministero, in cui dovremo andare a occuparci semplicemente di concessioni, di locazione finanziaria di opera pubblica, di contratti di disponibilità, cioè tutto ciò che riguarda il partenariato pubblico-privato contrattualistico, perché abbiamo visto che quello istituzionale riguarda semplicemente le società. Ovviamente da questo viene fuori che noi, inserendo questi interventi all'interno dei nostri strumenti di programmazione, potremmo eventualmente anche darne notizie all'esterno con degli avvisi. È una cosa, questa era già in qualche modo prevista, ed era prevista non tanto dalla norma, perché il vecchio codice non lo prevedeva espressamente, ma erano previste un po' dalla prassi, un po' da alcune sentenze che c'erano state, che avevano raccolto queste prassi, e un po' anche dalla una normativa che era il vecchio articolo 66, sulle consultazioni preliminari di mercato, che in qualche modo poteva essere interpretato anche così. Adesso invece c'è, diciamo, una norma un pochettino più specifica, che è proprio questa, e poi ne vedremo, c'è un'altra proprio sulla finanza di progetto, che vedremo la prossima volta, e in qualche modo ci invita, tutte le volte che noi inseriamo determinati interventi nella nostra programmazione, a sollecitare i privati a presentarci le proposte. Come avviene adesso l'affidamento di una concessione, cioè quindi di un contratto di concessione. Due parole prima. Nel dire, facciamo attenzione quando parliamo di concessione e di contratto di concessione, molto spesso vengono trattati come sinonimi. Nella prassi, quasi sempre così. Il mio professore di diritto mi diceva che in diritto i sinonimi non esistono, ed è la verità. È difficile che esistano dei sinonimi, e questa è anche una delle difficoltà di avere un linguaggio giuridico coerente, proprio perché i sinonimi non ci sono, esiste in tante altre sfumature della lingua italiana. La concessione, per certi versi, è una cosa diversa rispetto al contratto di concessione. La concessione è il provvedimento amministrativo con cui la pubblica amministrazione trasferisce un diritto dalla pubblica amministrazione stessa a un privato o costituisce un diritto, cioè non lo trasferisce dalla pubblica amministrazione, ma lo costituisce ex novo. Quindi abbiamo delle concessioni che sono o traslative, perché traslano questo diritto, o costitutive, perché lo costituiscono ex novo in capo a un soggetto privato. E per poter però disciplinare questo rapporto concessorio, che si basa, come dicevo prima, sul rapporto tipicamente di diritto amministrativo, c'è bisogno di un istituto del diritto civile, che è un negozio, cioè un contratto. Ecco che vengono fuori le cosiddette concessioni contratto, che sono un misto di provvedimento amministrativo e di contratto pubblico. Di un contratto che io chiamo pubblico, ma si deriva ovviamente dall'esperienza del diritto civile. Quindi, ecco perché nella prassi noi, quando chiamiamo concessione, ci riferiamo un po' al provvedimento amministrativo e un po' anche al contratto. Noi in questo caso stiamo andando ad affidare una concessione che è un po' un misto di tutto questo, cioè c'è dentro un provvedimento amministrativo, c'è un contratto, ma attenzione, al contratto sono anche allegati altri due elementi che vedremo tra poco, cioè il piano economico e finanziario e anche il progetto. Il progetto, nel caso, importantissimo, soprattutto nel caso delle concessioni di lavori pubblici, non di meno anche per le concessioni di servizi, anche queste due parole. L'articolo 182,1 è un po' la fonte. Gli enti concedenti, ecco, vedete, enti concedenti, non stazioni appaltanti, ma enti concedenti. Tenete presente, quando il codice vuole parlare di appalti, fa riferimento alle stazioni appaltanti. Quando invece vuole parlare di concessioni, fa riferimento agli enti concedenti. Quindi gli enti concedenti che intendono aggiudicare una concessione rendono nota tale intenzione per mezzo di un bando di concessione. La cosa più semplice di tutte, cioè, noi vogliamo affidare questo contratto di concessione. Normalmente non lo si fa attraverso altri espedienti, se non quella attraverso il bando di concessione. Gli enti concedenti, questo articolo 182,3, precisano nel contratto di concessione che i beni pubblici o a destinazione pubblica eventualmente assegnati al concessionario per la gestione del servizio non possono essere utilizzati per lo svolgimento di attività economiche che non siano espressamente oggetto della procedura di affidamento. Possono prevedere che per l'esecuzione di una quota di servizi accessori affidati con la medesima procedura di gara,
il concessionario si avvale di operatori economici terzi. Allora, queste sono, diciamo, la seconda non è tanto una novità, io l'ho messa in verde, ma non è proprio una novità. La prima invece sì. Allora, noi all'interno di questo bando, noi parla del contratto di concessione, ma in questo caso secondo me è una precisazione da fare più nel bando che nel contratto. Dobbiamo dire che i beni pubblici che noi inseriamo e che assegniamo al concessionario nella gestione, soprattutto per ciò che riguarda il prezzo e quel contributo che la pubblica amministrazione può erogare a favore del concessionario, e questo pure lo vedremo la prossima volta, non possono essere utilizzati per lo svolgimento di attività economiche che non siano espressamente oggetto della procedura di affidamento. Per noi, quelle attività che andremo a prevedere nel nostro perimetro dell'oggetto del contratto, ci deve essere anche questo, diciamo, la destinazione di questo bene. Nella sostanza, noi non possiamo affidare un contratto di concessione che preveda la gestione di un impianto sportivo e poi prevediamo dei beni che invece hanno un'altra destinazione, ad esempio quella commerciale o quella, che ne so, di edilizia residenziale. Lo possiamo fare, ma dovrebbe essere tutto all'interno del nostro oggetto contrattuale. Questo dobbiamo ricordarci. E poi, come dicevo, quella novità che non è una novità elettronica, che possono prevedere per l'esecuzione di una quota di servizi accessori affidati con la medesima procedura di gara che il concessionario si avvalga di altri operatori economici terzi e che possa essere affidato in subappalto ad altri. I bandi. Questo è importante, il comma 5 dell'articolo 182. I bandi e i relativi allegati, ivi compresi a seconda dei casi lo schema di contratto e il piano economico e finanziario, sono definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità, intendendosi per tali la reperibilità sul mercato finanziario di risorse proporzionate ai fabbisogni, la sostenibilità di tali fonti e la congrua redditività del capitale investito. I bandi possono anche richiedere che le offerte siano corredate da manifestazioni di interesse dell'istituto finanziatore. Allora, questo comma 5 ci dice: attenzione, quando andate a elaborare il vostro contratto di concessione, ma soprattutto il piano economico e finanziario, dovete fare in modo tale che le condizioni contrattuali e le condizioni economico-finanziarie siano tali da poter portare quel progetto in banca ed essere poi finanziato. Questa è la sostanza. Cioè, quando noi partiamo ad iniziativa pubblica per l'affidamento di quella concessione, ci dobbiamo ricordare di una cosa, è che i soggetti non sono proprio due nell'ambito di questa di quest'operazione, cioè non c'è semplicemente la pubblica amministrazione e il concessionario. Ma dobbiamo renderci conto che esiste anche un terzo soggetto che non è che ha minore importanza rispetto agli altri, anzi, se proprio ce la vogliamo dire tutta, è quello che forse ha maggiore importanza rispetto agli altri, e cioè che è il soggetto finanziatore, cioè colui il quale finanzia l'operazione, fondamentalmente la banca o il fondo, ma quasi sempre sono degli istituti finanziari, quindi sono delle banche. Quindi dobbiamo renderci conto, quando andiamo a, diciamo, a predisporre la proposta da mettere a base di gara. Qua parla semplicemente di schema di contratto e di piano economico e finanziario, ma io ci metterei dentro anche la parte tecnica, perché quella non è di poco conto da questo punto di vista, soprattutto la scelta delle funzioni, del tipo di gestione di quelle funzioni. Dobbiamo stare attenti che quel progetto non rimanga di carta, ma che abbia tutte le caratteristiche per poter essere portato in banca da parte del soggetto privato a cui viene affidata la concessione e ricevere quel finanziamento. Cioè dobbiamo stare attenti a non delineare paesaggi che stanno nella nostra immaginazione, ma stare molto sul pezzo, molto realistici e molto sul terreno vero e proprio, e dare la possibilità all'operatore economico di farsi finanziare quell'intervento. Altra cosa è che possiamo prevedere, e in alcuni casi, devo dire la verità, è sicuramente utile, che le offerte presentate dai privati a loro volta siano corredate da manifestazioni di interesse dell'istituto finanziatore, le cosiddette lettere di patronage. Cioè, ci siano delle manifestazioni da parte di questi istituti di credito che dicono: ok, io ho visto il tuo piano, ho visto il tuo contratto, ho visto il progetto e sono disponibile a. Tenete presente che l'asseverazione del piano da parte di un istituto di credito non è garanzia di finanziamento, è tutta un'altra cosa. L'asseverazione non basta assolutamente, è una.
una scelta del legislatore, questa di prevedere questa asseverazione, ma che non dà nessuna garanzia alla pubblica amministrazione che poi quell'offerta, cioè quel progetto venga finanziato. Quindi, in alcuni casi possiamo prevedere che le offerte siano corredate da queste manifestazioni di interesse. Questo vale, a mio modestissimo parere, soprattutto per alcune tipologie di concessioni, cioè quelle concessioni medio-grandi, quelle concessioni che partono da un numero di milioni di euro in poi. Perché alcune tipologie di concessioni possono essere anche finanziate in autofinanziamento, e spesso lo sono, cioè i microprogetti, ad esempio i progetti di alcuni impianti sportivi di quartiere, ma anche di rilevanza cittadina, i cimiteri, alcuni interventi sulle pubbliche illuminazioni non particolarmente rilevanti. Ecco, tutto questo probabilmente può essere anche effettuato senza ricorso al cosiddetto capitale di debito, quindi agli istituti finanziatori. Quindi chiedere che le offerte siano corredate da manifestazioni di interesse di tipo finanziatore sarebbe come escludere questi operatori economici dal poter partecipare alla gara. Quindi facciamo attenzione, cioè quando vediamo questa tipologia, questa opzione che è sicuramente utile, non ci buttiamo immediatamente, la mettiamo all'interno del nostro bando per stare più tranquilli, perché potrebbe essere addirittura deleteria, che potrebbe portarci, ad esempio, ad una gara deserta. Qual è il livello progettuale? Parliamo soprattutto di concessione di lavori pubblici, cioè quando l'oggetto della nostra concessione sia la realizzazione e gestione di un'opera pubblica o di un lavoro pubblico. Qual è il progetto che dobbiamo porre a base di gara? Abbiamo visto prima che dobbiamo metterci il contratto di concessione, e dobbiamo metterci anche il piano economico e finanziario, non asseverato. Ma dal punto di vista tecnico, che cosa va aggiunto? Va aggiunto, ci dice la norma, il progetto di fattibilità. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ora, il progetto di fattibilità tecnica ed economica, con il nuovo codice, diciamo che non è più quello di una volta. Il nuovo codice ha fatto questa scelta, lo sapete meglio di me, ha fatto una scelta di eliminare un livello progettuale. È stata una scelta coraggiosa sicuramente, ma insomma una scelta opportuna, non lo so, ai posteri l'ardua sentenza. Credo che al momento, da quello che sento, non sia stata proprio una scelta molto condivisa. Perché non è che il progetto definitivo che noi abbiamo eliminato sia stato mandato nell'iperuranio. No, è rimasto. Questo progetto definitivo, da quello che vedo e da quello che sento dai miei colleghi tecnici, da quello che leggo anche sulla norma, è stato inserito all'interno del progetto di fattibilità. Quindi questo progetto di fattibilità tecnica ed economica, ha i crismi del progetto definitivo. Non a caso, è previsto anche il computo metrico, il piano di manutenzione, che significa noi quella opera noi l'abbiamo già dovuta individuare, l'abbiamo già immaginata e l'abbiamo già vista anche sui grafici e l'abbiamo già calcolata quanto costa, perché il computo metrico è lì. Quindi tutto questo comporta che le idee chiare le dobbiamo avere, ma dobbiamo avere delle idee già molto chiare per poter arrivare poi all'aggiudicazione. Questo comporta che l'aggiudicatario, vedete, provvede alla predisposizione del successivo livello progettuale, cioè all'aggiudicatario è lasciato solamente la predisposizione del progetto esecutivo. Quindi il progetto esecutivo deve essere una delle prestazioni del nostro concessionario in sede di contratto, cioè il contratto deve prevedere che il livello progettuale esecutivo sia a carico del nostro concessionario. Questo comporta ovviamente che noi la gara, e questa è la cosa importante, la andiamo a fare sul progetto di fattibilità e chiediamo le modifiche al progetto di fattibilità. Non andiamo a presentare l'esecutivo, ma chiediamo le modifiche al progetto di fattibilità, modifiche in senso migliorativo, da potersi, come dire, spingere fino ad avere anche delle varianti progettuali. Quindi non solamente delle migliorie, ma delle varianti progettuali. Questo poi dipende da noi il bando come lo vogliamo fare. L'articolo 182,5, che fa esplicito riferimento allo schema di contratto, al piano economico e finanziario, da questo discende ovviamente che l'affidamento della concessione è effettuata in questo modo, cioè a base di gara dobbiamo
mettere il progetto di fattibilità tecnica ed economica, dobbiamo inserire il contratto di concessione e dobbiamo prevedere il nostro piano economico e finanziario, cioè, a differenza della finanza di progetto, project finance che andremo a vedere la volta prossima, qui è la pubblica amministrazione ad avere già le idee chiare e in qualche modo a responsabilizzarsi, cioè a dire guardate, io vado in gara col mio progetto di fattibilità tecnico-economica che è già un progetto definitivo. Ma le clausole contrattuali le stabilisco io, pubblica amministrazione, cioè sono le mie. Il piano economico e finanziario di massima in cui io vado a mettere, diciamo, degli elaborati e vado a prevedere degli obiettivi, vado a prevedere ad esempio delle tariffe, l'ho stabilito io. Poi è ovvio che il privato che cosa farà? Il privato farà nella sua offerta di gara, ci farà delle modifiche sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, eventualmente delle modifiche sullo schema di contratto di concessione e presenterà il suo piano economico e finanziario, questa volta asseverato, e lo presenterà in sede di gara e questo piano economico e finanziario noi lo dovremo allegare al contratto di concessione. Quindi il progetto di fattibilità tecnico-economica sarà il nostro, anche se variato. Lo schema di contratto di concessione sarà il nostro, anche se variato. Il piano economico e finanziario sarà quello dell'operatore privato, perché quello che ha l'asseverazione da parte di un istituto di credito o da parte di un'agenzia di revisione contabile, per quello che conti l'asseverazione, per quello che conti. Ma comunque, quindi sarà lui a fornirci questi elaborati. Il comma 5, l'articolo 185, comma 5, in qualche modo ci porta sulla terra davvero e ci fa capire che il legislatore è fatto da persone che, come noi, e che sbagliano come noi, perché questo comma 5 è completamente inattuabile. Che cosa ci dice il comma 5 dell'articolo 185? Prima di assegnare il punteggio all'offerta economica, la commissione aggiudicatrice verifica l'adeguatezza e la sostenibilità del piano economico e finanziario. Prima di assegnare il punteggio dell'offerta economica. Significa che la nostra commissione che cosa fa? Allora, prima di tutto il RUP, come voi già sapete, per qualsiasi tipologia di gara, sia essa una concessione, sia essa diciamo, un appalto, procede all'apertura della busta A e quindi va a verificare i requisiti. E fino a qua ci siamo. Poi si passa all'apertura della busta B. Della busta B interviene la commissione di valutazione. Questa commissione di valutazione è formata o da tre o da cinque operatori o da cinque dipendenti della pubblica amministrazione o da liberi professionisti o da professori universitari. Che cosa fa? Valuta l'offerta tecnica, quindi il progetto tecnico, valuta anche la bozza di convenzione che è stata presentata, se è invariante a quella che noi abbiamo previsto. Ma a quel punto, secondo il vecchio ordinamento, si fermava. E si andava poi ad aprire la busta C, che è quella economica, in cui era contenuto anche il piano economico e finanziario. Qua ci dice un'altra cosa. Ci dice che prima di assegnare il punteggio all'offerta economica, noi dobbiamo andare a guardare l'adeguatezza e la sostenibilità del piano economico e finanziario. Ma andare a guardare l'adeguatezza e la sostenibilità del piano economico e finanziario significa andare a sapere prima l'offerta economica, quanto ammonta. Se noi come offerta economica abbiamo messo per esempio i due classici valori, un ribasso sulle tariffe, per esempio questo è un cimitero che dobbiamo affidare, e mettiamo l'abbattimento sulle tariffe dei servizi cimiteriali e dell'edilizia cimiteriale. E poi prevediamo eventualmente anche un canone a favore del comune, mettiamo queste due grandezze. Quando noi andiamo ad aprire il piano economico e finanziario prima di assegnare il punteggio all'offerta economica, noi sappiamo già l'offerta economica qual è, già potremmo sapere chi ha vinto e quindi il nostro apporto di natura discrezionale, perché verificare l'adeguatezza e la sostenibilità del piano economico e finanziario è un apporto del tutto discrezionale, discrezionalità tecnica ma discrezionale, potrebbe essere in qualche modo influenzato proprio dal punteggio dell'offerta economica. Noi sapremo prima chi ha vinto. E potremmo in quel caso lì orientare diciamo, il nostro parere verso un'offerta piuttosto che per un'altra.
In effetti questo è un mio commento che ho scritto. La previsione di un giudizio emesso dalla commissione di gara sull'adeguatezza e la sostenibilità del piano economico e finanziario da emettere prima dell'apertura dell'offerta economica potrebbe comportare l'involontaria conoscenza da parte dell'organismo valutativo di quanto contenuto proprio nell'offerta economica. E tutto questo avrebbe comunque una rilevanza. Ecco perché andare a scrivere una cosa del genere all'interno del bando, mi lascia molto molto perplesso. Vi dico io come sto facendo. Non la sto mettendo. Molto semplice. Nei bandi che ho fatto, diciamo, ne ho fatti pochissimi, devo dire la verità, sul 2023, dal primo di luglio fino adesso, ne ho fatto un paio, e io questo comma 5 l'ho eliminato proprio perché potrebbe invalidarmi tutta la gara. E prima di farmela invalidare tutta, sinceramente, preferisco non metterlo. Poi ci sarà qualcuno che mi dovrà dire che non ho messo questo comma 5. Ma io intanto ho garantito la par condicio tra gli operatori economici e ho garantito la trasparenza della gara d'appalto. Poi vediamo che cosa succederà tra poco se ci sarà qualche decisione di qualche sentenza, se ci sarà l'ANAC a dire qualcosa. Al momento, effettivamente, questo comma 5, a mio modestissimo parere, lo ritengo inattuabile. Inattuabile. Altra cosa importante, quali sono i requisiti che dobbiamo chiedere al nostro operatore economico? Proprio in sede di gara per l'affidamento di una concessione. Devo dire che il vecchio codice era fatto meglio da questo punto, perché il vecchio codice ci dava due possibilità. La prima, cioè quella di rifarci al GPR 207 del 2010, ed era l'articolo 95, se non ricordo. L'altro invece era la possibilità di rifarci invece al codice dei contratti e quindi ai requisiti che erano previsti dall'articolo 80. Ora, questo link che ci dà la possibilità di rifarci ai requisiti del codice dei contratti pubblici, sinceramente io non l'ho rivisto nel nuovo codice, non mi pare, almeno non mi pare chiaro. Quindi ritengo, sempre, come dire, sotto riserva di legge, mettiamola così, cioè fino a quando non ci sarà un intervento da parte di qualcuno molto più autorevole di me, che potrebbe essere sicuramente un'autorità, come l'ANAC, qualche sentenza, diciamo che l'unica strada da prendere sia questa dell'articolo 33 dell'allegato 2.12, che praticamente riguarda i requisiti del concessionario, ma in particolare i requisiti che riguardano l'opera pubblica. E fino a qua ci siamo, per... Non è difficile da applicare per certi versi, è anche facile, per certi versi si semplifica per i lavori pubblici. Per i servizi non si semplifica, significa che dobbiamo fare un intervento chirurgico. Allora, l'articolo 33, allegato 2.12, vediamo che cosa dice. Comma 1. I soggetti che intendono partecipare alle gare per l'affidamento di concessioni di lavori pubblici, se eseguono lavori con la propria organizzazione di impresa, devono essere in possesso di SOA e della qualificazione per i progettisti. Con riferimento ai lavori direttamente eseguiti ed essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi. Cioè, è incredibilmente chiara per i lavori pubblici. Cioè, ci dice, guardate, tutti coloro che partecipano alle gare per l'affidamento di una concessione devono avere tre tipologie di requisiti. Essere in possesso di SOA, e lo vedete, essere in possesso della qualificazione per i progettisti. Attenzione che i progettisti possono essere a loro volta o, come dire, risucchiati all'interno di una SOA specifica che prevede anche il possesso dei requisiti, oppure possono concorrere i nati, e quindi trovare dei progettisti che siano i nati, oppure l'altra, diciamo, strumento molto più diffuso è quello del fatto di essere indicati, cioè dei progettisti indicati. Anche su questo c'è un po' di, col vecchio codice c'era un po' di... C'è qualche sentenza che sull'indicazione ha avuto qualcosa da dire, ma diciamo che in buona sostanza vale sia per l'appalto integrale e sia per le concessioni, valgono questa tipologia di indicazione per poter essere in possesso dei requisiti della progettazione. Accanto a questi, l'articolo 33,1, vedete, oltre a quelli per la SOA e quelli per i progettisti, ci dice, guardate, che bisogna avere anche degli ulteriori requisiti che riguardano la fase gestionale fondamentalmente, cioè requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi. E vi accorgete voi stessi che sono identici a quelli previsti al DPR 207.
Cioè, il fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi 5 anni antecedenti alla pubblicazione del bando, non inferiore al 10% dell'investimento, il capitale sociale non inferiore a un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento, lo svolgimento negli ultimi 5 anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al 5% dell'investimento previsto per l'intervento, e lo svolgimento negli ultimi 5 anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il 2% dell'investimento previsto dall'intervento. Quindi, fatturato medio, capitale sociale, e poi la gestione dei servizi, servizi affini e almeno uno dei servizi affini. Servizi affini non significa servizi identici, attenzione, servizi affini diciamo che è una caratteristica dei servizi in qualche modo analoghi. Potremmo definirli, quindi non gli stessi, ma qualcosa di molto vicino. In alternativa ai requisiti previsti al comma 1, lettera C e D, e quindi i servizi affini e almeno un servizio affine, in alternativa, cioè se il nostro operatore economico non ce li ha, può incrementare i requisiti previsti dal medesimo comma, lettera A e B, e quindi il fatturato medio e il capitale sociale, vedete, nella misura fissata dal bando di gara, cioè siamo noi, pubblica amministrazione, a indicare. Compresa tra 1,5 volte e 3 volte. Anche qua, se noi vogliamo essere particolarmente selettivi, lo dobbiamo portare a 3 volte. Se vogliamo essere, diciamo, un po' più aperti, possiamo utilizzare il minimo che è l'1,5 volte. Il requisito previsto al comma 1, lettera B, e quindi il capitale sociale, eccolo qua, il capitale sociale, può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto, che mi dicono i miei amici commercialisti sia, diciamo, qualcosa un po' di più facile da ottenere rispetto al capitale sociale. Se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della concessione, deve essere in possesso esclusivamente degli ulteriori requisiti di cui al comma 1, lettera A, B, C e D. Quindi, se non esegue direttamente i lavori, non c'è bisogno che abbia la progettazione diciamo, i lavori, o meglio. Quelli per la progettazione, secondo me, li deve comunque avere, non deve avere quelli per la realizzazione dei lavori. Di conseguenza, deve avere semplicemente le lettere A, B, C e D, quindi fatturato medio, capitale sociale, servizi affini e almeno un servizio affine. Perché questo? Perché poi successivamente affiderà i lavori di realizzazione attraverso una gara che farà lo stesso concessionario. Perché non vi dimenticate che le concessioni sono tali perché a loro volta i nostri concessionari diventano concessionari di un pubblico servizio, quindi vengono equiparati in qualche modo alla pubblica amministrazione. Il comma 4. Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti dal comma 1 devono essere posseduti complessivamente. Fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento possegga una percentuale non inferiore al 10% dei requisiti di cui al comma 1, lettera A e B. Che cosa vuol dire? Vuol dire che qualora si presenti a una gara, non il singolo soggetto, ma attraverso diciamo, un ATI, o addirittura un consorzio non stabile, ma un consorzio semplice, i requisiti previsti dal comma 1, e quindi eccoli qua, questi, fatturato medio, capitale sociale, servizi affini e almeno un servizio affine fra tutti quelli che sono previsti, devono essere posseduti da ciascun componente il raggruppamento, con una percentuale non inferiore al 10% dei requisiti di cui al comma 1, lettera A e B, cioè praticamente il fatturato medio e il capitale sociale almeno il 10% devono avere questi. Serve, non lo so, probabilmente il nostro legislatore ha voluto in qualche modo chiudere, cioè non far partecipare proprio tutti, ma chiudere un pochettino e rendere l'aggregazione che si presenta un pochettino più qualificata, questo mi viene da pensare. Questa è un'altra novità. Allora, abbiamo visto come tu partecipi alla gara, come si partecipa alla gara, quali sono i requisiti del concessionario. Vi ricordo che i requisiti del promotore li andremo a vedere la volta prossima, perché la volta prossima ci occuperemo della finanza di progetto. Adesso ci stiamo occupando dell'affidamento delle concessioni ad iniziativa pubblica, che può avvenire solo in questo modo. Non c'è più la finanza di progetto, è iniziativa pubblica, è solo iniziativa privata. Quindi ci stiamo occupando su come la pubblica amministrazione, attraverso una propria, diciamo, attraverso una propria iniziativa, può affidare queste concessioni a terzi.
Altra novità è l'articolo 194 che riguarda le società di scopo. Non vengono più chiamate società di progetto, ma società di scopo. Significa che a valle della concessione, cioè una volta affidata la concessione a Tizio, a Caio, a Sempronio, questo Tizio, Caio, a Sempronio può costituire una società di scopo, cioè una società che riguardi solo quella commessa e non altre. Qua c'è una piccola però innovazione rispetto al vecchio codice. In una sta nel fatto che il nome è cambiato. Una volta si chiamava società di progetto, adesso si chiama società di scopo. L'altra invece è che c'è un'obbligatorietà. Il comma 1 ci dice che per gli affidamenti superiori alla soglia di euro 5.382.000, il bando di gara per l'affidamento di una concessione nella forma della finanza di progetto, quindi progetto di finanza, prevede che l'aggiudicatario costituisca una società di scopo in forma di società per azioni o a responsabilità limitata anche consortile. Quindi al di sopra dei 5.382.000 solo per la finanza di progetto, la società di scopo è obbligatoria. Da questo discende, a mio modesto parere, che quando invece la procedura non è la finanza di progetto, ma è una concessione a iniziativa pubblica, quindi quella che stiamo vedendo adesso, la società di scopo non è un obbligo, ma è una facoltà. E quindi il soggetto può scegliere se realizzare questa società di scopo o continuare con la stessa forma con cui ha partecipato alla gara, ad esempio il consorzio, ad esempio l'ATI, o il fatto di stare fondamentalmente da solo. A che cosa serve la società di scopo? La società di scopo serve sicuramente alla pubblica amministrazione, il fatto che venga costituita, perché serve al controllare meglio le dinamiche all'interno della società. Ad esempio, nel caso di riequilibrio, nel caso di revisione in fase di esecuzione del contratto, o il semplice accesso agli atti che riguarda il rapporto tra concedente e concessionario. Serve a controllare molto meglio, perché una cosa è controllare un bilancio di una società che ha solo quella commessa e quindi si possa andare a vedere tranquillamente i dettagli. Una cosa è quando tu chiedi un bilancio e loro ti presentano il bilancio di quella società che riguarda tante altre commesse, che ha al suo interno degli altri costi. Significa che la pubblica amministrazione deve dotarsi a sua volta di specialisti per andare a isolare quella, diciamo, quelle entrate e quelle uscite che riguardano la commessa che gli è stata fatta. Ecco perché la società di scopo per la pubblica amministrazione è molto utile. Devo dire la verità, è utile anche per il concessionario, perché questa cosa di isolarla da altre commesse serve anche allo stesso concessionario per fare in modo che se qualche altra commessa dovesse andare male, diciamo, riverberi e influenze negative non vadano anche sulla società di scopo che sta gestendo invece magnificamente un'altra determinata cosa. Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale sociale della società in caso di concorrente costituito da più soggetti. Nell'offerta indicata, pena di esclusione, la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. Cioè, nel momento in cui noi chiediamo la società di progetto, nell'offerta l'operatore deve indicare, a pena di esclusione, attenzione, quindi è una cosa molto importante, quando è la quota di partecipazione al capitale sociale di ogni soggetto. E in effetti, nel contratto poi che si va a stipulare, nel contratto di concessione che si va a stipulare, uno degli articoli, diciamo, che sono all'inizio del nostro contratto è proprio dedicato alla società di scopo, in cui vengono definiti proprio i ruoli dei singoli soggetti e soprattutto la partecipazione al capitale. Il comma 2. I lavori da eseguire, i servizi da prestare da parte della società di scopo si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso in cui siano affidati direttamente dalle suddette società e i propri soci originari o subentrati, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari. Questo è il cosiddetto affidamento in house. Che cosa succede? Quando la società di scopo viene costituita, quella società di scopo poi a sua volta le attività può o gestirle e realizzarle internamente, cioè procedere alla progettazione, realizzazione dell'opera e gestione della stessa opera o di questo servizio attraverso personale della società di scopo, perché quella società di scopo ha tutti i requisiti, oppure potrebbe affidarli a terzi. Ora, nel caso in cui alcune attività volesse affidarli a terzi, ad esempio quasi sempre la costruzione dell'opera, in questo caso, se la società di scopo ha al suo interno già il costruttore,
L'affidamento al costruttore che fa parte della società di scopo è un affidamento che viene definito in-house. Significa che non c'è bisogno di fare una procedura di evidenza pubblica. Può affidarlo direttamente. La stessa cosa vale anche per i servizi. Ma attenzione però, i costruttori o coloro che si occupano della gestione dei servizi, per poter vedersi affidati questi servizi in-house, non solo devono far parte della compagine, ma devono avere anche i requisiti per poter effettuare quella determinata prestazione. La società di scopo, senza che ciò costituisca cessione di contratto, subentra nel rapporto di concessione senza necessità di approvazione o autorizzazione amministrativa. Essa sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'ente concedente. Allora, anche in questo caso, diciamo che una volta stipulata e costituita la società di progetto, anche se è stata costituita dopo l'aggiudicazione e dopo anche la stipula del contratto da parte dell'ATI originaria, la nostra società di scopo subentra. E tutto questo non comporta la cessione di contratto, che sappiamo che è vietatissima dal nostro codice. La cessione di contratto è causa di, diciamo, di risoluzione contrattuale, tranne che nei casi previsti dalla norma. E uno dei casi in cui è stata prevista la norma è proprio questa, nelle concessioni in cui c'è una società di scopo che subentra a quella originaria. Il contratto di concessione disciplina altresì le modalità di sostituzione dei soci della società di scopo, che nel corso dell'esecuzione del contratto perdono i requisiti di qualificazione. Ahimè, questa è una novità del nuovo codice, perché nel vecchio il fatto che si perdessero i requisiti era causa di risoluzione, e questa risoluzione poteva essere evitata dall'istituto finanziatore. Oltre ad avere ancora questa chance dell'istituto finanziatore che può intervenire per sostituire alcuni soci che hanno perso i requisiti, la norma, per cercare in qualche modo di garantire la realizzazione di quell'opera e oppure la gestione, se ciò avviene in fase di esecuzione del contratto, ha stabilito che nel contratto di concessione l'operatore, cioè l'estensore materiale del contratto, quindi sia iniziativa pubblica deve essere la pubblica amministrazione, sia iniziativa privata deve essere, diciamo, il promotore, deve indicare come pensa di sostituire questi operatori economici che durante la fase di gestione del contratto perdano quei requisiti, cosa che succede spessissimo, non è che non succede mai, succede anche molto spesso. Quindi prevedere i casi in cui possono essere sostituiti. Queste sono, diciamo, le procedure ordinarie di affidamento, cioè le procedure aperte, per intenderci. Questo ho dimenticato di dirvelo, arrivo adesso. Sono tutte procedure aperte con le quali si vanno ad affidare i nostri contratti di concessione. Accanto alle procedure tradizionali aperte, la novità di questo codice è questa, cioè che ha in qualche modo sancito la possibilità anche di ricorrere a procedure negoziali, sia per il sopra soglia, sia per il sotto soglia, esattamente come avviene per gli appalti. Tutto questo non era chiarissimo. Cioè, noi le concessioni attraverso procedure negoziate, soprattutto per quanto riguarda le micro concessioni, sono sempre state affidate, non è mai successo nulla, devo dire la verità. Però la norma non era così chiara, cioè non lo si evinceva da nessuna parte, tranne che forse l'articolo 63, ma sto andando a memoria, potrei sbagliarmi, però se non ricordo male, non parlava l'articolo 63 di appalti, ma parlava di affidamento di contratti. E questo in qualche modo poteva portare al fatto che anche le concessioni potevano essere affidate con l'articolo 63 del vecchio codice, che erano le concessioni sopra soglia. Ora, questo codice, anche qua, ha preso, in qualche modo, ha fatto esperienza di alcune prassi, di quelle prassi appunto in particolare di cui parlavamo proprio adesso, e quindi ha in qualche modo innovato il codice e ha previsto delle procedure negoziate sia per il sopra soglia, sia per il sotto soglia. Per il sopra soglia se ne occupa l'articolo 182,7. Agli enti concedenti non è richiesto di pubblicare un bando di concessione quando i lavori o i servizi possono essere forniti soltanto da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni. Cioè, quando, adesso andremo a vedere quali sono quelle ragioni, cioè, siamo al di sopra della soglia e ci sono determinate motivazioni o determinate condizioni che ci portano ad affidare direttamente a un soggetto la nostra concessione. Ve ne accorgerete voi stessi che è uguale a quello che succede per gli appalti sopra soglia, cioè per le procedure
negoziate per gli appalti sopra soglia, il vecchio articolo 63, l'attuale articolo, se non ricordo male, dovrebbe essere il 76 o 77, mi pare sia il 76, sono riportate pari pari anche per le concessioni. Cioè, quindi l'oggetto della concessione è la creazione o l'acquisizione di un'opera d'arte o di una rappresentazione artistica unica, l'assenza di concorrenza per motivi tecnici, l'esistenza di un diritto esclusivo, la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e di diritti esclusivi. In questi casi, se l'oggetto non è quello di un appalto, ma di una concessione, possiamo procedere direttamente all'affidamento, indipendentemente dalla soglia, attenzione. All'ente concedente, poi il comma 9, all'ente concedente non è richiesto di pubblicare un nuovo bando di concessione qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata e non sia stata depositata alcuna candidatura o alcuna candidatura appropriata risposta a una precedente procedura di concessione. Purché le condizioni iniziali del contratto di concessione non siano sostanzialmente modificate. In tal caso va presentata una relazione all'autorità di regolazione del settore. Allora, anche nel caso di gare fondamentalmente deserte, noi possiamo procedere con l'affidamento con procedura negoziata. O anche gare in cui la gara non è andata deserta, ma è stata, come si definirebbe in maniera impropria, infruttuosa, cioè quale non c'è stata nessuna offerta appropriata. In questo caso anche possiamo procedere poi con l'affidamento diretto della concessione, ma attenzione, le condizioni non devono essere sostanzialmente modificate. Questo sostanzialmente modificate è importante, cioè che cosa significa sostanzialmente modificate? Che secondo me gli aspetti economici non devono essere toccati. Cioè tutto ciò che ha un riflesso sulla parte economica non va toccata. Perché altrimenti andremo a ledere il principio della par condicio, cioè colui che non ha presentato l'offerta, potrebbe dire: guarda, se io sapevo che tu mi modificavi poi la concessione in questo modo, io avrei partecipato. Ecco, bisogna evitare tutto. Un'offerta è ritenuta non appropriata se non presenta alcuna pertinenza con la concessione ed è quindi manifestamente inadeguata, a meno di modifiche sostanziali a rispondere alle esigenze e ai requisiti dell'ente concedente specificati nei documenti di gara. Quando non è appropriata è quando presenta un'offerta che non riteniamo congrua o comunque non adeguata, cioè non è quella che noi volevamo, fondamentalmente, ma non per motivi politici, attenzione, ma semplicemente per il fatto che non va a soddisfare il fabbisogno che volevamo soddisfare con quella condizione. E questo, diciamo, è il soprasoglia. L'altra novità è proprio il sottosoglia, è proprio il sottosoglia, cioè che anche per il sottosoglia, rispetto a prima, dove questa chiarezza non c'era, adesso invece questa chiarezza c'è, nel senso che il legislatore ha previsto anche le procedure negoziate per il sottosoglio. Tutto questo noi lo prendiamo credo dalla definizione. Allora, il codice nuovo, a differenza di quello vecchio, le definizioni non ce l'ha nell'articolo 3, ma ce l'ha negli allegati. È una scelta che ha fatto questo. L'allegato 1.1, nelle definizioni degli istituti contrattuali, delle procedure, quando parla di procedure negoziate, ci dice che le procedure di affidamento, le procedure negoziate, in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto. Esattamente come avviene per gli appalti. Con la differenza, vedete, che io ho messo in evidenza che parla anche di enti concedenti. Di conseguenza, le procedure negoziate vanno applicate anche agli enti concedenti e quindi anche alle concessioni, esattamente come avviene con gli appalti, con una procedura bifasica in cui si consultano prima gli operatori e poi si va a negoziare anche con uno o più di essi, quindi consultazione, cosa diversa rispetto alla negoziazione. Ma è un po' più chiaro con l'articolo 187,1. Per l'affidamento dei contratti di concessione, il cui valore sia inferiore alla soglia di euro 5.382.000, l'ente concedente può procedere mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Quindi, esattamente come avviene con gli appalti, la procedura è bifasica. Noi dobbiamo consultare, non negoziare, consultare almeno 10 operatori economici. E poi, come dice la definizione di procedura negoziata, possiamo negoziare l'offerta anche con uno solamente di essi o più di essi. L'importante è che noi la consultazione la facciamo almeno con 10 operatori economici.
La consultazione come può avvenire? Può avvenire attraverso o un'indagine di mercato, attraverso un'indagine di mercato, o attraverso gli elenchi di operatori economici che abbiamo, esattamente come avviene per gli appalti. C'è una cosa in più che mi chiedono, ma è possibile procedere anche all'affidamento diretto, esattamente come avviene con gli appalti? Nel senso che la norma fondamentalmente lo prevede. Perché vedete, la definizione di affidamento diretto che ci viene data sempre dall'allegato 3, definizione delle procedure degli affidamenti col comma 1, ci dice di sì, perché si parla di affidamento diretto, cioè l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, quindi anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, quindi le concessioni. Quindi si applica anche alle concessioni l'affidamento diretto. Ma il problema è la soglia. È la soglia. Abbiamo visto che la soglia è di 5.382.000 per quanto riguarda le procedure negoziate. E quindi per l'affidamento diretto, in mancanza di altre soglie, perché per le concessioni il codice non ne parla sull'affidamento diretto, direi che l'affidamento diretto può essere effettuato se è una concessione di servizi per concessioni fino a 140.000. Se sono concessioni di lavori fino a 150.000, esattamente come avviene per gli appalti, uguale. Con la differenza però, attenzione, ma voglio dire, scopriamo l'acqua calda, che il valore della concessione non è dato né da ciò che eventualmente corrisponde a titolo di prezzo alla pubblica amministrazione, o peggio ancora a quanto corrisponde l'operatore economico alla pubblica amministrazione a titolo di canone, ma è dato come prevede l'attuale codice, il vecchio era il 167, il nuovo, se non ricordo male, dovrebbe essere il 188, se non il 188 il giudice, 187, 188 l'articolo, è dato dal valore dei flussi di cassa attesi durante tutto il periodo della concessione. Quindi è una cosa leggermente più complessa. Che con la quale andiamo a verificare effettivamente il valore della nostra condizione. Dunque, io avrei addirittura finito e quindi potrei passare alle domande se ci sono. Francesco, ci sono domande? Sì, ci sono delle domande. Se vede il box domande risposte, sono tutte in Sì, il evidenza. tempo di prendere fiato, eh? Certo, certamente, Allora, assolutamente. Nel vediamo un frattempo, attimo. mentre inizia a leggere le prime domande, io do qualche informazione ai partecipanti. Le slide che avete visto finora saranno online in piattaforma a partire da questo pomeriggio, mentre per la registrazione dovremo attendere almeno domani mattina per la pubblicazione. Ovviamente dovremo editarla e pubblicarla. Quindi le slide oggi pomeriggio, la registrazione domani mattina, sempre in piattaforma. Prego, le ridò la parola. Allora, Carmen Pacini, la collega Pacini, buongiorno, vorrei chiedere se si applica una disciplina particolare per gli affidamenti in concessione a società in-house, in particolare rispetto all'applicazione IVA, grazie. Che io sappia no, però non sono un esperto di affidamenti di società in-house. Credo di no, però sinceramente, non c'è. Quello che succede per gli appalti in-house succede anche per le concessioni in-house. Sempre la collega Miceli, incentivi tecnici concessioni. Qual è la base imponibile per il calcolo della somma di incentivo da accantonare? Il valore della concessione? Direi di sì, eh. Direi di sì. Cioè è un valore molto più alto oggettivamente rispetto al resto. Direi che sia il valore della concessione. Poi a sua volta, secondo me, va ripartito tra servizi e lavori, cioè sui lavori va poi ripartito successivamente, ciò che tocca al direttore dei lavori e ciò che tocca al direttore di esecuzione. Sempre la collega Miceli, quindi i piccoli comuni che non possiedono tale qualificazione per l'affidamento dei contratti di PPP devono demandare la procedura alla CUC, compresa la pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse per reperire gli operatori economici da invitare nel caso di negoziazione per il sottosoglia? No. Allora, attenzione, la prima risposta è sì. Cioè, la procedura di affidamento dei contratti di PPP, in questo caso chiamiamoli adesso come si chiamano adesso si chiamano contratti di concessione. Quel PPP ha perso un po' di significato. Diciamo contratti di concessione. Devono demandare alle CUC o a soggetti
anche che non siano CUC, ma che abbiano i requisiti che abbiamo visto prima, quindi o le centrali uniche di committenza o soggetti comunque iscritti, anche se sotto riserva, all'interno dell'albo dell'ANAC. Lei mi chiede, compresa la pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse? No, perché gli avvisi di manifestazione di interesse non sono gara, quella non è una gara, l'avviso di indagine di mercato ancora non è la gara. Quelle sono tutte attività che riguardano, diciamo, preordinate alla gara vera e propria. Quindi tutto ciò che non è gara può essere espletato dalla singola stazione appaltante. Federico Monni, può soffermarsi sulle differenze tra la concessione e la finanza di progetto? Sicuramente, insomma, martedì prossimo vi parlerò più appropriatamente. Adesso quello che vi dico è una cosa molto semplice, che il vecchio codice aveva sicuramente ingarbugliato. E cioè che la concessione è il contratto, è il contratto. La finanza di progetto è il procedimento di affidamento di questo contratto. Oramai dobbiamo arrivare a questo. È questa la differenza che fa questo codice. Cioè le concessioni sono i contratti e il codice parla di operazioni economiche sottese, perché un contratto con cui ha una operazione economica legata inscindibilmente. La finanza di progetto non è né l'una e nell'altra, ma è un procedimento amministrativo semplificato per l'affidamento del contratto di concessione. Procedimento amministrativo che però, attenzione, può essere solo a iniziativa privata adesso, mentre prima doveva essere anche iniziativa pubblica, adesso è solo ad iniziativa privata ed è disciplinata dall'articolo 193, 193,1 e 2. Alfonso Di Crescenzo. Nel caso di concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici, occorre essere qualificati SF2, una concessione del valore di poche migliaia di euro, ha bisogno di una qualificazione intermedia di un esperto di gestione di piani economici e finanziari di rischi. Lei mi vuole mettere in difficoltà, dottor Di Crescenzo. Niente difficoltà, perché purtroppo il nostro legislatore non l'ha capita questa cosa, non l'ha capita. Cioè, quando è andata a buttare dentro le concessioni, pensava alle concessioni grosse, non sapeva che esistono anche delle microconcessioni. Quella che lei ha preso come esempio è esattamente quella. È proprio quella lì. È anche quella lì è proprio una di quelle. Per non parlare anche degli affidamenti, come dicevo, dei microimpianti sportivi, per esempio, anche quelle sono delle concessioni. E, ahimè. Ahimè, dobbiamo tenere presente quello che ci dice il legislatore, e il legislatore ci dice questo. Purtroppo è così. Allora, collega Miceli, nel caso di concessione mista, lavori e servizi, è sbagliato inserire l'importo stimato per ognuno dei relativi strumenti di programmazione per gli appalti? Sì, nel senso che le concessioni non sono concessioni miste. Allora, tutte le concessioni sono concessioni miste. C'è una bella sentenza del Consiglio di Stato che a me mi ha aperto la mente da questo punto di vista. Tutte le concessioni sono concessioni miste. Significa che al loro interno c'è sia i servizi e sia i lavori. Però sono caratterizzati da un'unica causa. Il contratto ha una causa unica. E quindi per quelle, voglio dire, va utilizzato lo strumento della concessione tradizionale. Le concessioni invece miste, vere e proprie, sono quelle dove le cause del contratto sono diverse. E quindi, per esempio, c'è più di un'operazione sottesa, non solamente la realizzazione di un'opera pubblica, ma la gestione, ad esempio, di un servizio che non ha niente a che vedere con quell'opera pubblica. In quel caso sono concessioni miste e in quel caso lì probabilmente la differenziazione sui due strumenti di programmazione può essere utile, anche se devo dire una cosa, rapportiamolo all'appalto. Nell'appalto credo che comunque la inseriamo in un solo strumento di programmazione, non in due quando l'appalto è misto. Quindi se lo facciamo per l'appalto, possiamo farlo anche per le concessioni. Il PEF che l'operatore economico dovrà allegare all'offerta deve essere asseverato, sì, deve essere esattamente come prima. L'unica differenza che c'è rispetto a prima è che mentre prima era incredibilmente dettagliato su chi dovesse asseverare, e cioè bisognava asseverarlo a cura di un'agenzia di revisione contabile o di un istituto di credito, adesso questa differenza non c'è più. E questa in teoria potrebbe aprire anche ad altri soggetti l'asseverazione, quindi anche a coloro che non rientrano in queste categorie. Cassa Depositi e Prestiti è considerato ente concedente? Dipende, nel senso che Cassa Depositi e Prestiti, come anche la Ferrovie dello Stato, ha tutte e due le caratteristiche. Essendo un soggetto pubblico, può sia essere un operatore economico privato che partecipa a una gara,
e quindi FS per esempio delle volte partecipa alle gare. Sia però delle volte può essere considerato un soggetto pubblico, perché è un soggetto pubblico a tutti gli effetti, e quindi essere sia stazione appaltante che ente concedente. Sempre la dottoressa Miceli, vedo che ne sta facendo parecchie domande. Concessione per la progettazione, realizzazione e gestione di campo da padel. Devo chiedere che l'operatore economico si qualifichi sia per la progettazione, sia per i lavori che per la gestione del servizio? Sì, nel senso che, allora, se l'oggetto della sua concessione è progettazione, realizzazione e gestione, lei deve utilizzare quei criteri, quei requisiti che vi ho fatto vedere prima. Quindi deve essere qualificato sia per la progettazione, sia per la realizzazione, sia per la gestione. Non fa niente che sia un campo da padel. L'importante è che il campo da padel sia di proprietà del comune, e di conseguenza quella è un'opera pubblica. E quindi chiunque interviene su un'opera pubblica deve essere qualificato per quell'opera pubblica. Valeria Tonini, in caso di contratti misti, il quadro economico dell'appalto e il PEF della concessione vanno tenuti separati? Oppure nel PEF della concessione si deve inserire tra i ricavi anche il corrispettivo dell'appalto e nei costi anche i costi dell'appaltatore di sostenere il servizio? No, 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 no. Allora, il quadro economico riguarda semplicemente la fase di appalto, cioè riguarda tutto ciò che serve per progettare e realizzare quell'opera. Lo stesso quadro economico poi va inserito all'interno di uno strumento, di un elaborato che è più complesso, che si chiama piano economico e finanziario, cioè PEF. Quindi è una parte del PEF. Nel PEF a sua volta c'è il quadro economico che rappresenta le uscite, e poi lo stesso PEF avrà a sua volta diciamo, delle tabelle che riguardano le entrate e come si vanno a coprire quei costi del quadro economico. Valeria Tonini, nei servizi il progetto di fattibilità tipico dei lavori da cosa è rappresentato? Ah, perfetto, Teresa Tonini, ha fatto benissimo a farmi questa domanda perché me ne ero dimenticato di parlarne. Questo è un problema, eh? Non, lei ha diciamo, ha posto, come dire, ha messo il dito nella piaga, come si suol dire. I servizi hanno una loro progettazione. Nel vecchio codice era l'articolo 23 che ci andava a indicare quali erano come veniva fatta una progettazione per servizi e forniture. L'attuale codice, come vi dicevo prima, ha fatto un altro errore, che è un rimando diciamo, nell'articolo proprio della progettazione, che dovrebbe essere l'articolo 40-41, all'allegato 1.7. Se voi andate a vedere l'allegato 1.7 nella progettazione dei servizi, non c'è nulla, se ne sono dimenticati. Questo che cosa significa? Significa che noi dobbiamo andare a prendere ciò che era il vecchio articolo 23, in particolare mi pare che sia il comma 15, sto andando a memoria perché oramai non lo tocco più da tempo, dovrebbe essere il comma 15. Se non è il comma 15, insomma, lì vicino. E nella sostanza, come progetto di fattibilità, potremmo anche non chiamarlo progetto di fattibilità, potremmo anche chiamarlo progetto di fattibilità di servizi. E all'interno ci deve essere un capitolato che per la gestione di quei servizi, il capitolato di gestione. Il quadro economico è una forma di computo metrico per dire quanto costano quei servizi. Tutto questo poi sarà riportato ovviamente all'interno del PEF. Ma il progetto di fattibilità riguarda la gestione dei servizi, esattamente come avveniva nel vecchio codice e come avviene per gli appalti di servizi, esattamente la stessa cosa. Rosanna Miceli, vanno richieste le garanzie sia la provvisoria che la definitiva? Sì, quando facciamo ad iniziativa pubblica c'è sia la provvisoria che la definitiva, cosa diversa, poi vedrete quando è iniziativa privata la volta prossima quando ne parliamo. Fulvia Ferrazzin, buongiorno. Nel caso in cui sia stata impugnata la dichiarazione di improcedibilità di una proposta di finanza di progetto, ex articolo 50, ex die, per carenze in fase di transazione. Si decide di chiudere il contenzioso, si può ritenere ancora applicabile il decreto 50-2016? Quale procedimento ex articolo 206 del decreto 36 del 400 in corso? L'adeguamento della progettazione può essere richiesta. Allora, parte tutte queste cose che capisco poco, però quello che le voglio dire è questo, collega Ferrazzi, e cioè che come siamo partiti, così dobbiamo finire. Siamo partiti col 50, quindi se noi non usciamo dal contratto, ma andiamo a una transazione, ad esempio, andiamo a una modifica, dobbiamo farlo con gli istituti del 50. Solamente se noi chiudiamo tutta l'operazione del 50 e passiamo ad una nuova operazione, quindi per esempio chiediamo un altro CIG per intenderci, in quel caso lì va abbandonato il 50 e va utilizzato il 36. Manuel Borrelli, penso che sia il sindaco Manuel Borrelli. Ciao sindaco. Quindi in sede di gara di una concessione di dov'è?
aspetta che t'ho perso. Quindi, in sede di gara di una concessione di lavori e servizi non devono essere, dimostrati i requisiti per i lavori, limitandosi quindi il concessionario a dire in sede di gara che non eseguirà lui i lavori, senza indicare ditte che lo faranno o altro. Quindi, il concessionario di servizi non deve essere. Allora, dipende come facciamo il bando. Se noi il bando lo facciamo che i lavori possono essere subappaltati, allora lui dovrà dire in sede di gara che ricorrerà al subappalto. Se noi invece il bando lo facciamo che i lavori non possono essere subappaltati, allora il concessionario non dovrà dire chi farà i lavori, perché i lavori li dirà poi la procedura ad evidenza pubblica che il concessionario dovrà fare. Cioè lo stesso concessionario dovrà iscriversi all'ANAC, dovrà fare la gara esattamente come la fa qualsiasi pubblica amministrazione per affidare i lavori. Quindi ovviamente a seconda dell'importo dei lavori dovrà ricorrere a una procedura negoziata, una procedura aperta, poi dipende dal tipo di lavori che ci sono da fare. Rossana Miceli, la previsione della facoltà di costituire una società di scopo deve essere indicata nel bando? Sì. Come vi ho detto, nel caso della finanza di progetto è obbligatorio sopra la soglia comunitaria, sotto la soglia comunitaria è facoltativa. Se noi vogliamo che il concessionario in qualche modo la costituisca, dobbiamo prevederla. Andrea Minghetti, per concessione di valori inferiori a 140.000 euro, non è quindi possibile effettuare affidamento diretto? Perché no? Io ho detto di sì. Cioè, chiedo scusa, forse non mi sono spiegato bene. Sì, per le concessioni sotto i 140.000 euro, se c'è l'affidamento diretto, sì, può essere fatto con l'affidamento diretto. Ma attenzione, però, vi ho detto una cosa: quei 140.000 euro vanno, diciamo, calcolati in maniera conforme al codice, cioè deve essere il fatturato di quella commessa per il tempo di durata della concessione. Nello Cacace, il mio amico Nello Cacace, puoi chiarire l'aspetto del piano economico e finanziario per le concessioni? Va prodotto come documento di gara dall'amministrazione? Sì. Nello, va prodotto come documento di gara, cioè il piano economico e finanziario deve essere prodotto. Ma attenzione però, quello che però va legato al contratto è quello che presenta l'operatore economico in sede di gara. Tonini, l'articolo 102,3 lettera B permette solo il subappalto oppure permette che il concessionario possa avere rapporti con terzi non disciplinati dal codice? Ad esempio, all'interno della concessione di servizi X, da effettuarsi in un immobile pubblico, si può permettere che il concessionario possa utilizzare una parte dell'immobile con altre attività? Sinceramente, non ho capito, però l'importante è che quelle attività, se fa riferimento a questo, quelle attività siano rientranti all'interno dell'oggetto della concessione. Cioè, se lei affida la concessione per alcune tipologie di attività, allora gli altri beni possono essere utilizzati per quelle attività. Ma se il concessionario le vuole utilizzare per altre attività che non rientrano nel perimetro della concessione, questa cosa non può essere fatta. È un limite, sì, è un limite. Borrelli sempre. Dov'è? Ma anche nelle normali concessioni, non finanza di progetto, gli operatori devono essere presentati un PEF asseverato e non un PEF semplice. Sì, il PEF deve essere sempre asseverato, anche nelle normali concessioni. Non esistono concessioni normali o concessioni normali, esistono le concessioni. Queste concessioni possono essere affidate o attraverso la procedura che abbiamo visto oggi, cioè attraverso una procedura aperta, una procedura negoziata, e il PEF va sempre asseverato, oppure attraverso una finanza di progetto, che è un'altra procedura, ma solamente di iniziativa privata. E anche in quel caso. Non deve essere asseverato. Non si tratta di fully fedele, non si tratta di concessione, ma di fase pre-pronuncia di interesse. Non ho capito, riferita a che cosa? Non ho capito, dottoressa Ferrazzino. Ok. Rossana Miceli, in merito alle garanzie. La parte delle concessioni non ne fa menzione, a differenza degli articoli dedicati alla finanza di progetto. Posso richiamare quelli? Sì, certo, anche perché le concessioni e comunque in ogni caso l'articolo che riguarda le garanzie, riguarda tutti i contratti pubblici, attenzione, anche i contratti di concessione. Antonella Sabatini, buongiorno, per l'affidamento di concessioni è ancora obbligatoria la matrice dei rischi? Bella domanda, bella domanda questa qua. Perché la matrice dei rischi era obbligatoria col vecchio codice? Perché? Perché c'era la tripartizione dei rischi, e cioè il rischio di costruzione, il rischio di domanda e il rischio di disponibilità. Nell'attuale configurazione dei rischi, se voi andate a vedere, e in particolare l'articolo 182, se non ricordo male, la tripartizione dei rischi non c'è più, c'è un solo rischio,
che è quello del rischio operativo. E quindi la stessa matrice dei rischi perde completamente di significato rispetto a prima. Probabilmente questa cosa la sto elaborando ancora, cioè ci sto veramente studiando su questa cosa. Probabilmente andrà fatta una nuova matrice di rischi, che non è come quella precedente, perché quella precedente riguardava i tre rischi che adesso non ci sono più. Adesso per poter definire un contratto di concessione non c'è più il problema dei tre rischi, il rischio di costruzione in capo al concessionario, uno dei due rischi in capo sempre al concessionario. Adesso va visto semplicemente il trasferimento del rischio operativo, ma di questo ne parliamo la volta prossima perché parliamo del contenuto dei contratti di concessione e quindi anche del rischio operativo. Nel vecchio codice c'era la possibilità, con esplicito rinvio all'articolo 36, di affidare direttamente le concessioni di minimi importi. Di nuovo, oltre alla procedura negoziata, non si trova questo rinvio. È mai possibile? No, non è così. Borrelli, vedo che non è il sindaco, chiedo scusa, ma c'è un sindaco che si chiama esattamente come lei. Allora, no, esplicito rinvio all'articolo 36 non me lo ricordo, sinceramente. Mi pare che non ci fosse. Infatti, questo era il problema. Adesso invece c'è l'esplicito rinvio, che è quell'articolo che abbiamo letto prima, è l'articolo 187, se non ricordo male, che parla proprio di procedure negoziate per le concessioni. Ora, nella definizione che vi ho letto prima di affidamento diretto, c'è anche la possibilità di utilizzare per gli enti concedenti. Di conseguenza, anche gli affidamenti diretti possono essere applicati alle concessioni. Rossana Miceli, nel caso di concessione per progettazione, realizzazione e gestione dell'impianto sportivo, ha detto che sarebbe più corretto inserirlo in un solo programma. Certo, è ovvio. Nel programma, per esempio, dei lavori pubblici. Quale lavori o servizi? In questo caso, qual è il criterio che mi fa decidere di inserire la concessione nel programma triennale dei lavori o dei servizi? Allora, collega Miceli, non si fasci la testa. O lo mette in quello dei servizi, o lo mette in quello dei lavori pubblici, non le cambia assolutamente nulla. L'importante è che lo metta all'interno di uno strumento di programmazione. Se proprio vogliamo spaccare il capello in quattro, dovremmo dire, dobbiamo vedere se la concessione è una concessione di servizi o una concessione di lavori. Normalmente le concessioni, se il suo impianto sportivo non esiste e lo fate ex novo, allora è una concessione di lavori e quindi andrebbe messa nella programmazione per i lavori. Se invece il vostro impianto sportivo esiste, e gli atti da fare sono solamente degli atti, cioè sono solamente dei lavori da fare di manutenzione ordinaria, straordinaria, ma l'impianto già esiste, allora quella è una concessione di servizi e quindi va messa all'interno della programmazione triennale per i servizi. Però, come dicevo prima, non si preoccupi, se una concessione di servizi passa a una concessione di lavori e viceversa, ma insomma non è che venga la fine del mondo, lei nella programmazione l'ha messo, l'importante è metterlo nella programmazione. Chiara Burattini. Buongiorno, nell'ambito di un progetto per la gestione di un impianto sportivo, è possibile che il proponente, che è un'associazione sportiva, costituisca un ATI con una federazione sportiva oppure le federazioni non possono partecipare alle procedure? Bella domanda, non lo so, sinceramente non lo so. Non so la natura giuridica delle federazioni sportive. Che un'associazione sportiva possa partecipare? Sicuramente. La natura giuridica della federazione sportiva non lo so. Perché le federazioni sportive, se non ricordo male, sono soggetti di diritto pubblico. Quindi la mia prima risposta sarebbe di no. Cioè, nel senso che le federazioni sportive mica possono partecipare alle gare. Se io faccio una gara per l'affidamento di una qualsiasi cosa, non è che la federazione sportiva può partecipare. Quindi direi di no. A meno che la federazione sportiva, al suo interno del suo statuto, non preveda anche la gestione di impianti attraverso la partecipazione a gare per l'affidamento di concessioni. Poi, Tommaso Grassi, è legittimo nella concessione di servizi l'obbligo di rispetto e ottemperanza dei CAM, anche se le attività non sono quelle obbligatorie richieste dalla stazione appaltante, ma rientranti in quelle che sono introdotte per garantire il PEF in pareggio? Non so che tipo di ragionamento avete fatto, però quello che vi posso dire, perché poi andrebbe vista di volta in volta, i CAM sono obbligatori in fase di progettazione, cioè è la progettazione che deve prevedere i CAM. Se voi andate a progettare un impianto sportivo, dovete assicurarvi che esista il CAM adatto per l'impianto sportivo. Se andate a progettare la pubblica illuminazione, e va in qualche modo visto che il regolamento per il CAM previsto per la pubblica illuminazione, cosa che c'è, lo do, sia previsto e sia previsto all'interno del progetto. Quindi tutto ciò deve essere previsto all'interno della progettazione. Non può un operatore economico presentare, diciamo, delle
progettazioni per cose che non sono previste dalla stazione appaltante, anche se per garantire il PEF in pareggio, perché in questo modo sta ledendo un principio di fondo che è quello della par condicio tra gli operatori economici. Io non so quella gara come l'avete fatta, ma se avete previsto una cosa del genere, siete andati a ledere un principio che è quello della par condicio. Cioè, siete voi stazione appaltante ad andare a indicare su che cosa si può presentare una variante. Non è che, e in quel caso lì, nella progettazione deve essere previsto se mettere un CAM o meno. Quindi questo è fondamentale. Rossana Miceli, per la concessione di cui le parlavo, posso chiedere la qualificazione solo per la gestione dell'impianto, dicendo che l'aggiudicatario può subappaltare la progettazione e la realizzazione dei lavori? Credo di no, credo di no, perché non è importante ai fini della programmazione come avviene. Importante che cosa, qual è l'obiettivo. Allora, se lei può prevedere che i lavori possono essere subappaltati, significa che l'oggetto principale della concessione sicuramente non è la realizzazione dell'opera. Quindi la sua sarà una concessione di servizi. Di conseguenza, lei dovrà andare a inserire la sua concessione all'interno della programmazione per i servizi, come concessione di servizi. Perché altrimenti, se fosse l'oggetto principale della concessione, lei non potrebbe subappaltare i lavori, ma potrebbe eventualmente farli, come dire, farli affidare attraverso una subconcessione, cioè il concessionario che una volta che gli è stata affidata la concessione, per realizzare l'opera fa una gara e affida la realizzazione dell'opera. Quindi se lei prevede il subappalto è perché i lavori non hanno una incidenza così importante ai fini della concessione, di conseguenza diventa una concessione di servizi e quindi li deve mettere all'interno della programmazione dei servizi. Mi pare che siano le ultime Siamo arrivati alla domande conclusione, dottor e siamo Fontana. arrivati alla conclusione.